Ecco. Bene, partiamo da una settimana prima, sconfitta col Modena, le segrete, le carceri, le prigioni, ci spostiamo in un luogo che è sicuramente più ameno, perché ora noi siamo reduci dalla vittoria, con il Cover 2-0, sorridenti, felici, è bellissimo. Allora, nuovamente in alto i cuori, siamo per il consueto appuntamento del dopogara con i nostri amici per commentare quello che è stato e quello che sarà nel campionato della Pro. Allora, Marco. Eh sì, direi una bella vittoria che dà comunque morale e quindi ci porta a Salerno, ci induce a sperare una vittoria o almeno un pareggio, ecco. Grande mister Foscarini, grande Marchi rigenerato ieri, gara di sacrificio, vittoria per 2-0, anche per merito suo. Certo, grande iniezione di fiducia, tutti i vari settori sono comportati molto bene ieri, dalla difesa al centrocampo e anche l'attacco, perché Marchi anche se non ha segnato ha dato veramente dimostrazione di stare tornando fuori. Molto bene. Ma cosa vedo? Ci sono due messaggi qua, in questa urla della fortuna. Allora, riprendono ad allenarsi Fausto Rossi, Ardizzone, Castiglia con più calma e poi a gennaio magari ritorna Ronaldo. Cosa ne pensate di queste notizie, cari? Sono notizie positive perché secondo me bisogna vedere Fausto Rossi come si comporterà e sperare che dia un'iniezione di classe, di energia tecnica, di grinta, certo. Un certo campo che è un po' fisico. Diciamo. È giusto anche fare un po' di rotazione, ecco. Che partita ti aspetti a Salerno venerdì sera? Mi aspetto una partita in cui ci sarà una grossa prova della difesa sicuramente, dovremmo essere molto 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 veloci nei contrattacchi, anche perché abbiamo gli uomini giusti per farlo, abbiamo sulle fasce dei grandi corridori di classe, di velocità, per cui io sono molto fiducioso nel nostro contropiede e spero che sarà micidiale in quel di Salerno. Aspettiamo di vedere anche Max Gatto, spesso impegnato con l'Under 20, aspettiamo di vedere i giocatori che ancora non sono stati sufficientemente in luce, ma siamo molto fiduciosi. Sì, concordo, bisognerà giocare in contropiede, difesa molto corta, squadra compatta, certo una difesa deve essere molto arcigna sicuramente, ma io vedo molto bene le Gatti, Bagni sono molto in forma, Colli un po' meno ma comunque va, e poi anche i rincalzi, Berra e Filippini secondo me sono in gamba e si stanno comportando bene. Il centrocampo è ancora un po' delicatino, però io ho visto Germano che tra l'altro è stato in grandissimo centrocampo, Umberto, nel top 11, sì, quindi vuol dire che si è disimpegnato molto bene, io lo vedo molto molto in forma e deve rimanere secondo me a centrocampo. A che quota girare al termine del girone d'andata? Non c'è una quota, con più punti possibili. 25, 26? Non ha nessuna importanza, 26. Anche 27. Anche 27. Siamo in quota rispetto all'anno scorso con gli stessi punti, rispetto alla stagione passata, ora però si tratta di dare un'ulteriore spinta per arrivare il più presto possibile alla quota salvezza. Certo, i 50 punti alla quota salvezza, speriamo di arrivarci non con l'ansia e l'angoscia dell'anno scorso, ma con più tranquillità e serenità. Sì, sicuramente dal punto di vista statistico bisogna sempre prendere un po' con le molle i risultati della passata stagione, perché non sono sempre confrontabili i valori. Però ecco, io direi che arrivare il più vicino possibile o superare leggermente il valore dei 50 punti sarebbe positivo. E comunque anche gli stessi 50 punti alla fine del campionato potrebbero essere di più di quelli che sono realmente necessari come l'anno passato. Quindi ogni anno fa un po' caso a sé, ecco, non mi baserei tutto sulla statistica. Grazie. Forza Pro. Forza Pro. Forza Pro.